Abbiamo presentato in questa conferenza stampa l'autunno gastronomico valtarese e l'ultimo periodo del piano di promozione turistica locale dell'Alta Valtaro. I 5 comuni d'Alta Valle erano presenti e il presidente della Proloco di Borgotaro. In questa circostanza promuoviamo il nostro territorio nel periodo del fungo, della castagna e anche del tartufo, perché si è aperta la stagione la settimana scorsa con la Fiera del Fungo Nazionale di Albareto, proseguirà in questi weekend con la Sagra del Fungo di Borgotaro e a ottobre ci sarà il Festival del Tartufo, un altro prodotto del nostro territorio che sta uscendo con grande risalto e si sta facendo conoscere anche al di fuori dell'Alta Valtaro. Quindi ancora per un anno, per quest'anno, esiste la promozione dell'Happy Ticket, dove chi soggiorna in uno dei nostri, delle nostre attività ricettive ha la possibilità di avere il biglietto per la raccolta dei funghi omaggio. Allora, siamo giunti ormai alla 56esima edizione dell'autunno gastronomico valtarese e per la Proloco, che gestisce un po' il premio del fungo d'oro da dare a consegnare al ristorante, ha deciso quest'anno di fare un rinnovamento, ovvero di scegliere il ristorante vincitore attraverso una votazione su internet. Infatti basterà da questo weekend collegarsi sulla pagina Facebook dedicata all'autunno gastronomico valtarese per votare il ristorante migliore. Inoltre la Proloco tiene a ringraziare l'Unione dei Comuni e tutti i comuni che ci danno sempre, tutti gli anni, una mano. E tengo a sottolineare che questa è solo una fase del primo rinnovo di questa premiazione, di questo premio, e in quanto dal prossimo anno stiamo mettendo le basi per una collaborazione con ALMA. Parte anche quello che è l'iniziativa della Proloco di Borgotaro del Fungo d'Oro, dove verrà premiato un ristorante con questo riconoscimento. E a nome delle amministrazioni dobbiamo ringraziare il volontariato, perché in questo caso la Proloco per quello che fa e si impegna a realizzare questa manifestazione, ma come abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, senza l'aiuto dei volontari non sarebbe possibile realizzare tutto quello che viene realizzato sul nostro territorio, perché purtroppo sia le risorse umane che le risorse economiche degli enti sono veramente ridotte ormai all'osso, quindi grazie a questa collaborazione, tutte queste persone che si mettono al servizio delle comunità consentono anche a noi amministratori di poter realizzare veramente tante iniziative. Quindi ringraziamo il presidente della Proloco che è qui con noi stasera per quello che fanno e per l'impegno che ci mettono. Io non mi dilungo oltre, lascio la parola agli altri amministratori per aggiungere quello che vogliono, poi facciamo chiudere al presidente della Proloco. Quindi non so se sono qua a votare con il padrone di casa, facciamo una sfida per il padrone di casa. Rappresentare anche quest'anno proprio perché dà lustro al nostro territorio anche in quella parte, diciamo, di stagione che non si può propriamente definire estiva, ma appunto ci introduce verso il lungo periodo autunnale e invernale soprattutto, ma che con l'autunno appunto ci permette di dare risalto ancora alle nostre peculiarità che sono sicuramente il fungo. Ci auguriamo che la stagione prometta veramente bene, anche se le partenze non sono entusiasmanti, ma chiaramente confidiamo che il tempo ci dia una mano. E la castagna, un altro elemento per il nostro territorio fondamentale che dà appunto possibilità di far conoscere e farvi prodotti il nostro territorio anche da altri punti di vista. Anche quest'anno l'Unione ha così supportato il progetto dell'Happy Ticket, che è un progetto appunto che consente a coloro che decidono di
scelgono di venire in Valtaro e decidono di soggiornare nei nostri esercizi di ricettività, che siano alberghi piuttosto che anche turismo e bed and breakfast, la possibilità di avere in omaggio un tesserino per poter appunto andare alla ricerca dei figli. Questo è un progetto che ormai ha parte dell'esperienza pluriennale e tutti gli anni vediamo che riscuote un discreto successo, quindi l'impegno anche dal punto di vista comunione, come tutta l'Unione, di proseguire anche per i comuni che non sono solamente l'Unione ma che hanno aderito a questa iniziativa, ci fa piacere portarla avanti e siamo certi contribuirà anche al buon esito delle manifestazioni che appunto con la saga di Lungo Porcino di Oltreto. Del processo di rinnovazione di questo evento qua, per quanto riguarda la prova.
perché abbiamo iniziato a tracciare rapporti con Alma, infatti per la fase finale sarà presente anche Alma, ma stiamo già mettendo le basi di futuro, già nel prossimo anno, per fare qualcosa insieme a Alma per tutto il periodo dell'autunno gastronomico. In definitiva ringrazio i sindaci, l'Unione dei Comuni e ringrazio come sempre Lisa, che è sempre quella che lavora